Cari ragazzi, in questa lezione affronteremo questi argomenti: i laghi europei, i fiumi e i laghi italiani e l'azione dell'uomo su fiumi e laghi. Le pagine di riferimento sono quelle che vanno dalla 112 alla 117 e le pagine 120-21. Partiamo dal primo punto, i laghi europei, e inizio dalla lettura del testo. I laghi in Europa sono numerosi ma poco estesi. Il più vasto lago europeo e anche del mondo è il Caspio. Ve lo mostro con il cursore. Situato al confine con il continente asiatico, esso però viene comunemente considerato un mare interno, sia per la sua grande estensione, superiore a quella dell'Italia, sia per le sue acque salate. Quindi, a causa delle sue acque salate e a causa del fatto che si tratta di un lago così vasto, è definito mare. È definito quindi un mare interno, tuttavia, si tratta del maggior lago europeo. Gli altri laghi sono meno estesi e si concentrano soprattutto in due aree: i territori che si affacciano sul Baltico, che si trova qui, e quindi sono tutti questi laghi, e l'area alpina e prealpina, queste sono le Alpi. I laghi baltici sono nati all'interno di conche scavate dai ghiacciai, quindi hanno origine glaciale, che circa 10.000 anni fa ricoprivano l'Europa settentrionale. Quando i ghiacciai si sciolsero, le loro acque riempirono le conche, formando numerosissimi laghi. Quindi origine glaciale, l'abbiamo visto, i ghiacciai hanno scavato queste conche, queste vallate, che nel momento del disgelo sono state riempite dall'acqua, formando quindi i laghi. I più vasti sono i laghi russi, Ladoga, primo per estensione, Onega e Rybinsk, artificiale. Ve li mostro sulla carta sempre con il cursore. Questo è il lago Ladoga, questo è il lago Onega e questo è il lago Rybinsk. Il lago Rybinsk è un lago artificiale perché è utilizzato per una centrale idroelettrica. Idroelettrica vuol dire che sfrutta la forza dell'acqua per produrre elettricità. Il Vänern e il Vättern nella Svezia meridionale. Ve li mostro sempre sulla carta col cursore. Vänern, Vättern e questa è la Svezia. Il Saimaa in Finlandia. Qui c'è la Finlandia e questo è il lago Saimaa. Un altro gruppo di laghi che ha origine glaciale è costituito dai laghi morenici, che si allungano sui due versanti della catena delle Alpi, nelle vallate delle Prealpi svizzere e italiane. Queste chiaramente sono le Alpi, quindi ci riferiamo a laghi morenici. Se vi ricordate, i detriti portati dai ghiacciai formano le colline moreniche e lasciano una conca che si riempie d'acqua e dà vita quindi al lago. Il più ampio è il lago di Ginevra, al confine, tra la Francia e la Svizzera, è questo. Con l'eccezione del lago Balaton in Ungheria, che è qui, le altre regioni del continente sono povere di laghi o ne hanno di piccolissimi, di circo, vulcanici, costieri. Ci sono inoltre numerosi laghi artificiali realizzati attraverso la costruzione di dighe. Passiamo ora ai fiumi italiani. Il Po ha un esteso bacino idrografico. Per la sua forma e per la vicinanza delle catene montuose alla linea costiera, l'Italia non ha fiumi molto lunghi e di notevole portata. Paragonabile ad altri fiumi europei è solo il Po, che è lungo 652 km, che in Italia ha anche il primato del bacino idrografico, circa un quarto dell'intero territorio nazionale. Il bacino idrografico è il territorio occupato dal fiume insieme a tutti i suoi affluenti, cioè tutti i corsi d'acqua che affluiscono in un fiume. Nella carta lo trovate in verde. Il Po nasce dal Monviso, che è qui, in Piemonte, nelle Alpi occidentali, e percorre tutta la pianura padana attraverso Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questo è il suo corso.
Lungo il suo corso accoglie le acque di numerosi affluenti provenienti dalle Alpi e dagli Appennini. Sfocia quindi con un ampio delta nel Mar Adriatico, quindi la sua foce è a delta e a ventaglio. I fiumi alpini sono ricchi di acque. I fiumi che hanno le loro sorgenti tra le montagne dell'arco alpino sono ricchi di acque perché vengono alimentati non solo dalle piogge, ma anche dallo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai in primavera e in estate. Secondo fiume italiano per lunghezza è l'Adige, che nasce in Val Venosta, in Trentino Alto Adige, e come il Po si getta nell'Adriatico. Quindi vedete il bacino dell'Adige, che nasce qui in Trentino, e sfocia sempre nell'Adriatico. I fiumi a sud della pianura padana si dividono in due versanti. I fiumi che scorrono nella penisola a sud della pianura padana si dividono in due versanti, sulla base quindi del mare in cui sfociano. Se sfociano nell'Adriatico parliamo di versante adriatico e tirrenico per quelli che sfociano nel Mar Tirreno. Poiché gli Appennini si mantengono vicini alla costa orientale, quindi in questa zona gli Appennini sono vicini alla costa orientale, i fiumi del versante adriatico hanno corsi brevi, ripidi e paralleli fra loro. I fiumi del versante tirrenico, invece, sono in genere più lunghi e hanno un corso tortuoso e ricco di curve. Quindi vediamo la differenza. Quelli del Mar Adriatico e del versante adriatico sono paralleli tra loro e molto brevi. Diversa è la situazione per quelli del versante tirrenico, che, come vedete, sono più lunghi e sono più tortuosi, hanno molte curve e così via. Tra questi ci sono il Tevere, che è il terzo fiume italiano che scorre prevalentemente in Umbria e in Lazio. Il bacino idrografico è segnato in giallo, quindi Umbria e Lazio principalmente. E l'Arno, interamente toscano. Il bacino è segnato in viola nella vostra carta e si trova in Toscana, totalmente in Toscana. Nell'Italia meridionale, in Sicilia e in Sardegna, vi sono corsi d'acqua chiamati fiumare, che rimangono asciutti per gran parte dell'anno e diventano impetuosi soltanto nel breve periodo delle piogge. Vi faccio notare una cosa, le linee che vedete in viola, leggendo un attimo la carta, oltre a quello che vi ho già indicato, è la linea spartiacque, cioè linea spartiacque vuol dire linea che collega le vette e spartisce le piogge in uno o nell'altro versante. Quindi non è il confine quello che notate qui. Passiamo ora ai laghi italiani. I più importanti laghi italiani sono quelli prealpini. I più grandi laghi italiani sono quelli prealpini, chiamati così per la loro posizione a sud delle Alpi, quindi qui, in questa zona. Il lago di Garda è il più vasto, ve lo mostro sulla carta, è qui. Segue per ampiezza il lago Maggiore, che è questo, tra Piemonte, Lombardia e un breve tratto svizzero. Il lago di Como, che è questo, è interamente lombardo, così come il lago di Iseo, questo, interamente lombardo. In Piemonte si estende il lago d'Orta. Anche il lago svizzero di Lugano, che è qui, occupa una parte di territorio italiano. Sono tutti di origine glaciale, perché occupano vallate scavate dai ghiacciai durante le glaciazioni e chiuse da colline moreniche, come abbiamo già in realtà visto. Numerosi lungo l'arco alpino sono anche i bacini artificiali, creati mediante dighe, creati dall'uomo, mediante dighe che sbarrano i corsi d'acqua allo scopo di produrre energia idroelettrica, quindi che sfrutta la corrente dei fiumi per creare elettricità. Lungo la penisola in Umbria,
Ecco qua il lago Trasimeno, quarto italiano per superficie. Occupa una conca rotonda e ampia, ma poco profonda. La sua origine è tettonica. Origine tettonica vuol dire che è originato da fratture, abbassamenti della crosta terrestre. Diversi sono i laghi vulcanici che si trovano nel centro Italia. E sono sorti quindi nei crateri di vulcani ormai spenti. Il più grande è quello di Bolsena, questo, seguito dai laghi di Bracciano e di Vico. Vi sono poi laghi costieri, come quelli di Lesina e di Varano, che si trovano in Puglia, formatisi dove lingue di terra hanno racchiuso piccoli tratti di mare. Qui vi invito a correggere sul vostro testo, perché riporto due volte il termine lesina, o almeno il mio fa così. Quello di sinistra è il lago di Lesina, quello di destra è il lago di Varano. Passiamo ora all'azione dell'uomo su fiumi e laghi. Lungo i fiumi da sempre si è sviluppata la civiltà. Fin dall'antichità i fiumi sono stati il luogo privilegiato per lo sviluppo delle civiltà. Di questo avrete certamente già parlato alla primaria. Pensate agli Egizi che vivevano nei pressi del Nilo, ma anche alle popolazioni della Mesopotamia, tra il Tigri e l'Eufrate, proprio perché i fiumi fornivano cibo grazie alla pesca, erano la principale fonte di acqua per l'irrigazione dei campi e le attività artigianali costituivano una via di trasporto. Quindi tuttora le città spesso si ritrovano nei pressi dei fiumi. Infatti, moltissime città sono sorte lungo il corso dei fiumi e in particolare quasi tutte le grandi capitali del continente. Queste ve le mostro sulla carta che potete trovare sul vostro Atlante a pagina 10 e 11. Parigi, che è la capitale della Francia, e sorge sul fiume Senna. Londra, capitale del Regno Unito, qui, che sorge sul Tamigi. Roma, capitale d'Italia, sorge sul fiume Tevere. Mosca, che è la capitale della Russia, che sorge su un affluente del Volga. Poi c'è Vienna, in Austria, che sorge sul Danubio. Così come sul Danubio, sorge anche la capitale dell'Ungheria, che è Budapest. E sempre sui fiumi sorgono la capitale della Germania, che è Berlino, qui, e la capitale della Repubblica Ceca, che è Praga, qui. I fiumi sono fonti di energia e vie di comunicazione. Con la nascita dell'industria, i fiumi sono diventati anche un'importantissima fonte di energia, prima meccanica. Cioè l'acqua che scorre muoveva direttamente le pale di un mulino o i macchinari. Significa questo, energia meccanica dovuta al movimento. E poi elettrica, grazie alle centrali idroelettriche. Quindi le centrali idroelettriche sfruttano la potenza del corso del fiume per produrre energia. Ancora oggi molti processi industriali e le centrali termoelettriche, che sfruttano quindi l'elettricità dal calore, e nucleari, quindi che sfruttano l'utilizzo d'uranio, necessitano di grandi quantità d'acqua che i fiumi possano fornire. I principali porti marittimi europei da cui transitano le merci dirette o provenienti dagli altri continenti sorgono quasi sempre lungo l'estuario di grandi fiumi, molti dei quali sono a loro volta importanti vie di navigazione interna. La loro efficacia come arterie di comunicazione è aumentata dalla presenza di numerosi canali artificiali costruiti dall'uomo proprio per consentire alle imbarcazioni di passare da un sistema fluviale a un altro, quindi per collegare fiumi tra di loro. Insieme, fiumi e canali costituiscono la rete delle idrovie, cioè vie d'acqua, dove è possibile quindi navigare, sono vie di comunicazione. Sui fiumi si trasportano in genere
Merci pesanti come minerali, materiali edilizi o rottami di ferro, che non hanno bisogno di grande velocità di consegna, in quanto chiaramente la comunicazione, il trasporto è comunque molto più lento. Ma i vantaggi sono notevoli. Il trasporto fluviale ha un costo basso, inquina poco e aiuta a diminuire il traffico stradale. L'Europa, come possiamo intuire da quello che abbiamo visto riguardo i fiumi, è il continente con la rete di idrovie più intensa e fitta. Sono concentrate soprattutto nella regione centro-occidentale, a ovest, dove i fiumi sono ampi, scorrono in pianura e hanno una portata costante che non varia molto tra l'estate e l'inverno, proprio perché ricevono acqua dalle piogge tutto l'anno. I paesi che più utilizzano questo sistema di trasporto sono Paesi Bassi, Germania, Belgio e Francia. Questi ve li mostro di nuovo sulla carta, in modo che possiate cominciare a memorizzarli. Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia sono i paesi che maggiormente utilizzano il trasporto fluviale e la navigazione fluviale ha spesso anche motivazioni turistiche. Lungo le rive dei laghi si è sviluppato il turismo. Le regioni lacustri, quindi di lago, sono molto importanti per il turismo. Per il loro clima favorevole, quelle dei laghi prealpini a nord e a sud delle Alpi è stata tra le prime regioni turistiche europee, già a partire dal XIX secolo, quindi già dal 1800, nei laghi prealpini che abbiamo visto, il lago di Garda, il lago Maggiore, l'Iseo, quello di Lugano, già cominciano a diventare un'attrazione turistica. Sulle rive dei laghi poi sono quindi sorti grandi alberghi, ville circondate da splendidi parchi, città attive e ricche d'arte, piccoli villaggi caratteristici, quindi tutti elementi legati al turismo che attirano quindi turisti. Io spero con questo di essere stata chiara, resto comunque a disposizione per qualsiasi problema, dubbio, esigenza. Arrivederci!